qua che va alla Spezia e aspettiamo un po' gol a questo punto. Aspettiamo prima di tutto che la squadra faccia una bella prestazione, sicuramente, perché è un rivale difficile che sta facendo bene. E niente, speriamo vincere. Il gol veramente in questo momento si arriva meglio, giustamente, però no, non è una priorità. Ti conosciamo da quando giocavi a Brescia, nel frattempo hai giocato un pochino anche da altre parti, sì. Sei ritornato qui. Ti richiedo, dopo questo passaggio, possiamo sapere qual è il tuo ruolo preferito? Se tu dovessi metterti in campo, in che posizione ti metti? Diciamo che oggi io guardo tanto il calcio moderno, piace tanto, e non solo il calcio italiano, anche le squadre che giocano in un altro calcio. E oggi, secondo me, i ruoli già da metà campo in poi stanno, diciamo che tutti possono fare tutto, già non ho, c'è questa cultura qui nel calcio italiano che la capisco, che ognuno deve essere l'attaccante, diciamo che ognuno deve fare il suo ruolo, uno andare allo spazio, però sì, guardiamo un po' il calcio moderno, tutti possono fare tutto, diciamo, certo che ognuno ha la sua qualità, Andrea è molto bravo, per dire un esempio, è molto bravo con il gioco aereo, un altro può essere come Sodiglia molto bravo a dribblare, o Vito lo stesso, però non penso di avere un ruolo fisso nel calcio d'oggi, neanche la penso così, perché sento che quello mi dà anche un pochino di più possibilità dopo alla ora di essere con una squadra, però se devo dire una caratteristica mia, non sono uno che, diciamo, invece di dire non sono, sono uno che prova a dribblare, a giocare, palla a terra, in qualsiasi parte del campo. Quando sei andato alla Sampdoria eri al 100%, stavi bene fisicamente, si vedeva. Poi hai avuto problemi muscolari, adesso stai bene. Da 1 a 100 come ti senti? Sei tornato sui livelli top? Sei sulla strada? Come sei messo? Dare una percentuale è difficile, perché diciamo che no, non riesci mai a sapere quanto, come sei messo. Comunque c'è una cosa da dire che è vera, che da tanto non gioco, non sono alibi, no? Però da tanto che non faccio una partita ai 90 minuti, quindi niente, quando ero prima qui mi ricordo che ho fatto 18 partite più o meno da seguito, e questo ti dà non solo confidenza, ti dà anche la possibilità di sbagliare e di avere una rivincita pronta, diciamo, e alla fine ti fa vedere la tua qualità. Penso che questa è una cosa molto difficile nel calcio, in un gruppo, a volte di trovare o di riuscire a guadagnare quello, di giocare sempre, avere la possibilità di... Perché mi ricordo che a Brescia non avevo fatto anche bellissime partite, però ho avuto la possibilità della rivincita, di fare un'altra veloce, e alla fine viene fuori quello che c'è. Quindi niente, speriamo di trovare quello. Il tuo impatto con il nuovo mister com'è stato, con il tipo di lavoro? Benissimo, molto bene. Mi sono trovato molto bene, perché lavora tanto con la palla, e quindi ti diverti di più, corri anche più contento, diciamo. E poi è un lavoro molto intenso, molto... c'è sempre da imparare comunque, tanto lui di noi come noi di lui, però bene. Quindi passo avanti, dici si corre, hai detto ti diverti di più, quindi è più vicino a un'ideologia del vostro calcio, calcio sudamericano, dovrebbe essere un calcio divertimento. Non è troppo tattico, diventa una cosa triste, mettiamola così. Con lui forse il fatto che abbia detto dal subito do spazio anche alla fantasia e alla qualità dei singoli si avvicina di più al tuo modo di giocare. Questo, se lo ha detto, fa piacere, nel senso che si guarda il calcio così, perché giustamente io penso che le partite si vincono anche quando uno prova a fare qualcosa di diverso, anche se sbaglia. Per quello, diciamo, tutti devono portare pazienza in campo quando qualcuno sbaglia, o perché si prova a fare qualcosa di diverso.
diciamo che non lo dico solo per il mio gioco, anche per quelli che giocano in un ruolo lì, se le tocca Vito Sava o Sorigna o questi tipi di giocatori, devono per forza sbagliare. Spezia, squadra forte, 12 punti, se vincono fanno un bel salto, allo stesso tempo il Brescia deve muovere la classifica perché i punti cominciano a essere pochi. Che tipo di partita pensi sarà? Diciamo che noi dobbiamo andare a fare i punti. Loro sicuramente sono in casa, il pubblico li spinge tanto, è una piazza che sta facendo molto bene, quindi sarà una partita dura. Secondo me sarà una partita molto intensa. Il fatto che si giochi su un sintetico cambia qualcosa per giocatori, soprattutto tecnici, come sei tu. Forse un pochino il rimbalzo della palla, il controllo. Il fatto che poi c'è brutto tempo, quindi Sì, molto molto, si scivoloso. scivola molto. E poi c'è una realtà, quando non sei abituato a allenarti sul campo sintetico, non calci sul campo sintetico, puoi farlo, diciamo, il giorno prima per abituarti, però alla fine il cervello va più veloce di quello che puoi gestire te. Diciamo che ognuno ha la sua. Perché dopo quando uno stoppa la palla o calcia non è che sta pensando a come farlo tanto, lo fa, le viene d'istinto, automaticamente, quindi lì secondo me un pochino può cambiare. Tra l'altro tu ne stai parlando da giocatore che ci va a giocare e Bagua 2 giorni fa ha detto che non si trovano bene a giocare sul loro campo, infatti se guardo Spezia ha fatto molti più punti fuori, nel senso Sì. lui stesso ha detto per noi è un problema giocare sul sintetico soprattutto quando è bagnato perché diventa Sì, diventa difficile, a ingestibile me personalmente la palla diventa e ci difficile giocano da sempre. controllare. Sì, non deve essere facile neanche per loro. Però comunque loro hanno fatto più partite di noi là, quindi un vantaggio ce l'hanno in più. Però sai, non diciamo un vantaggio, non si sa mai, perché anche come si dice, una fortalezza di loro può essere anche Punto di forza. un punto di forza loro può essere anche a volte un punto in meno, diciamo, Punto no? debole. Un punto di debolezza, non si sa mai. Ci sono 7 assenti sicuri. Sì. È un po' che il Brescia è messo così, però adesso veramente sono tanti gli assenti. È uno stimolo in più o è effettivamente un handicap perché ti mancano tanti giocatori davanti, siete in pochi, c'è un solo centravanti alla fine per Caracciolo. Diciamo che per essere sincero uno non pensa tanto a quanti ha sentito, perché anche uno dopo è parte, uno li vuole il meglio, i giocatori che sono fuori, che stanno fuori, e speriamo averli diciamo in gruppo, però veramente alla ora di preparare una partita, quando sei in campo, no, non pensi proprio a chi manca, diciamo che l'importante è chi è dentro in campo, chi gioca, e poi importante appoggiare, diciamo, darle forza a quello che li tocca, perché alla fine il Brescia conta più quello che diciamo, la parte individuale.